Bentornati amici del Calcio Magazine, nuova puntata di CM News, lo spazio quotidiano di approfondimento, curiosità e gossip curato dalla nostra redazione. La crisi si sente in tutto il mondo e il mondo del calcio non è da meno. Sono molti i club che faticano a far quadrare i conti in tutta l'Europa. La squadra di calcio inglese, Macclesfield Town, ha messo in vendita un posto nella rosa per 20.000 sterline, l'equivalente di circa 25.000 euro. Chi è disposto a sborsare la cifra verrà tesserato e giocherà 10 minuti in una partita di coppa o di campionato. È noto che il club è in condizioni precarie e stiamo cercando tutte le strade per non dover chiudere. Per quel che ne sappiamo, non è mai stato fatto qualcosa del genere nel calcio inglese, spiega Andy Scott, dirigente del team che milita nella Conference Premier. L'idea però non è stata molto apprezzata da alcuni sportivi, che temono che l'iniziativa trasformi la squadra e il campionato in una farsa. I dirigenti del Macclesfield Town però assicurano che saranno selezionati solo candidati preparati. Oggi, 15 gennaio, a pochi giorni dal selfie di Francesco Totti nel derby di Roma, diventato in poche ore l'icona moderna del nostro football, compie 65 anni l'immagine simbolo del calcio italiano. Ci riferiamo a quella che vide protagonista Carlo Parola, centromediano torinese nato calcisticamente con la maglia bianconera della Juventus. Il 15 gennaio 1950, nel corso di Fiorentina-Juve, Parola venne immortalato per una spettacolare rovesciata. Una rovesciata che da lì a poco rimase impressa nella mente di ogni appassionato calciofilo. Giusto 11 anni dopo, scelta dalla Panini come copertina del primo album di figurine. Pochi sanno che il gesto non fu collegato a una palla gol, né tanto meno a un gol. Fu invece una respinta su un cross del fiorentino Magni. L'attimo venne impresso per sempre dal fotografo Corrado Bianchi, che quella domenica del 1950 non poté nemmeno immaginare, ovviamente, il valore storico celato in quel semplice scatto. Il calciomercato è entrato nel vivo e le due settimane che lo avvicinano alla chiusura si riveleranno infuocate. A casa Milan, però, dopo l'arrivo di Alessio Cerci, la situazione sembrerebbe essersi raffreddata. Mentre dall'altra parte del Naviglio annunciano colpi esotici, nel quartier generale rossonero tutto tace. Anzi, proprio martedì sera, al termine della partita di Coppa Italia, vinta contro il Sassuolo, Milan Channel, canale ufficiale della società, ha blindato Gianpaolo Pazzini. Il centravanti ex Sampdoria Inter è tra gli obiettivi di mercato di diverse squadre di A, ma dopo la rete segnata ai neroverdi, la società avrebbe deciso di puntare ancora su di lui fino al termine della stagione. Salta, almeno per il momento, la trattativa che avrebbe dovuto portare Mattia Destro, centravanti classe 92, in forza alla Roma, in quel di Milanello. Un rinforzo importante anche dal punto di vista economico, possibile solo con una cessione. La permanenza di Pazzini, però, ha chiuso le porte e il mercato, almeno in attacco. Scelta definitiva? Vista la storia recente, sembrerebbe tutt'altro che implausibile un ritorno di fiamma a fine sessione, quando i prezzi si abbassano, per citare la D rossonero Gagliani. La trattativa per il momento è arenata, ma il mercato è ancora lungo. Lo statuario Cristiano Ronaldo colpisce anche fuori dal campo. Il fresco terzo pallone d'oro ha involontariamente fatto licenziare la splendida Caroline Wozniacki. La JBC, azienda produttrice di abbigliamento intimo, ha deciso di liquidare la tennista danese visto che la collaborazione con CR7 ha avuto decisamente un maggiore impatto sul mercato per la propria collezione. Speravamo di acquistare quote di mercato con Caroline, ma l'impatto di Cristiano Ronaldo è stato enorme, hanno spiegato. La nostra azienda ha dovuto interrompere la collaborazione con la 24enne danese. Anche per oggi è tutto. Seguiteci sul nostro sito internet e sulla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/ilcalciomagazine.it. ICM News torna lunedì con una ricca puntata.